Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere questo orecchino. Un orecchino, così mi è venuto all'improvviso un'idea di fare una tela di ragno, chiaramente leggermente abbellita rispetto alla semplice tela di ragno. E così ho realizzato questo orecchino. Questo è un orecchino per me, difatti alla clips, perché io non ho nei buchi nelle orecchie. I materiali sono sempre pochissimi. Per fare questo orecchino serviranno, ora ve li elenco, io farò il gemello chiaramente, delle rocaglie 11,0, della Miyuki le 10,51. Eccole qua, le silver. Ora le mettiamo direttamente sul tavolo perché così sarà più facile individuarle. Ok. Poi ci serviranno delle rocaglie, sempre della Miyuki, ma penso, anzi, sicuramente potete farlo anche con le rocaglie della Toco, perché non c'è incastonatura, non c'è nulla, verrà leggermente più grande, ma va bene. Allora, sempre le Silver, le 181, le Miyuki 15,0. Poi vi serviranno per ogni orecchino 9 bicono da 3 mm. Questi non sono gli Swarovski, sono i bicono ciechi, però comunque sempre molto molto belli. Eccoli qui. E io ho fatto il prototipo con gli Swarovski, quindi se volete utilizzare gli Swarovski, vedete, questo era, diciamo, il primo che ho fatto. Avrei potuto fare anche il secondo, ma non è il bicorno troppo chiaro praticamente non rende in video come un bicorno più scuro, però ecco, questo è uno Swarovski, quindi è identica lavorazione, proprio identica lavorazione. Come filo ho utilizzato sempre il mio solito Farline da 0,15. Ecco, per renderlo abbastanza consistente bisogna utilizzare un filo di un certo spessore, non un filo troppo fino, altrimenti rimane un po' molle. Ora, voi vedete, questo non è stato rinforzato e quindi rimane un po' morbido. Invece quest'altro che io l'ho rinforzato, vedete, rimane bello rigido. Non è rigido come il ciondolo Simonetta, però insomma ha una sua bella consistenza. Ecco qui. E dunque, mettiamo allora anche qui sul tavolo, queste sono le 11 e poi metteremo le 15,0. Sono le uniche due tipi di perline che serviranno. Come ripeto, Miyuki, Toco non è assolutamente un problema. Io come ago uso un John James, però voi utilizzate l'ago che volete. Ecco, iniziamo inserendo sull'ago 16 rocaglie 11,0. Ora le contiamo insieme, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ok, e le portiamo alla fine del filo e poi chiaramente li contiamo insieme perché può sempre sfuggire qualcosa. Ecco qui, quindi sono 2, 4, 6, 10, 12, 14 e 16. Ok, 16 rocaglie, 11,0 e chiudiamo a cerchio.
passiamo in tondo, non stringiamo in maniera eccessiva. Diciamo che dobbiamo stringere con il filo in maniera normale. Ecco qui. Siamo alle ultime due. Facciamo il classico doppio nodo. E chiudiamo. Ecco, poi chiaramente questo filo lo taglieremo. Ok, adesso ci introduciamo nella prima rocaille, anzi saltiamone tre, così ci allontaniamo un pochino dal nodino. Ecco qui. E dovremmo semplicemente fare un peyote lavorando tutto in tondo e inserendo 8 rocaille 11-0. Quindi una. Le tecniche sono tecniche molto semplici, diciamo che ormai penso che tutte quante sapete fare. Io parlo soprattutto alle principianti, perché chiaramente una perlinatrice esperta riesce a fare tutto, anche di più. Però mi piace fare dei tutorial che possano andare bene anche a delle principianti, che diano soddisfazione, perché poi in fondo si comincia così, facendo belle cose, cose di gusto, spero, ma semplici. È la rocaglia con il nodino, quindi è leggermente più difficoltoso, ma poi non più di tanto. Ecco qua. E inseriamo l'ultima rocaglia. Ecco qui. Se voi ora le contate, vedrete che sono 8 rocaglie, 2, 4, 6, 7, 8 rocaglie, 11-0. Quindi da questo punto noi saliamo sopra la rocaglia che ci troviamo subito davanti del giro appena fatto, la prima, e prendiamo sul lago 3 rocaglie, 11-0. E faremo semplicemente un motivo a ro o rav che dir si voglia. Anzi, ne facciamo su questa linea, ne facciamo due. Quindi uno, poi risaliamo su al centro. Sono due e scendiamo. Scusate, è il primo. No, questo è il primo che ho fatto. Adesso ne facciamo un altro. Uno, due e tre. Ecco. E facciamo il secondo motivo a rav o ro. Poi rinforziamo salendo sulle rocaglie, eccole, e torniamo giù. Questo poi ci aiuta a rendere comunque il lavoro, questo tipo di rinforzo che faremo sempre,
ci aiuta a mantenere poi il lavoro bello rigido. Poi attraversiamo la rocaglia di base e ci portiamo sulla rocaglia del secondo giro. Attenzione, non fare come me. E anche qui noi faremo due motivi a ruota. Quindi prendiamo le prime tre facciamo il primo. Poi saliamo sul vertice. Facciamo il secondo motivo. Poi scendiamo nuovamente, anzi risaliamo perché dobbiamo rinforzare questo lo dovremmo fare sempre, questo lavoro, quindi ricordatelo. Di dover rinforzare le punte anche quando poi piano piano risaliremo, faremo tutto un altro tipo di, cioè la lavorazione sarà la stessa, ma con un'altra modalità, ecco. E dovremmo sempre, sempre rinforzare questa, perché è una specie di scheletro del lavoro, chiaramente, questo. Tiraggi fatti con la tecnica RO. Poi faccio vedere un'altra volta, riscendiamo sulla rocaglia del primo giro. E poi andremo sulla rocaglia del secondo giro. Poi, inutile che ripetiamo, rifacciamo altri due motivi a rho. Ok? Io direi che ci possiamo vedere quando abbiamo finito tutto il giro di due motivi di rho, tutti intorno su queste rocaglie sporgenti. A dopo. Abbiamo fatto tutti quanti i raggi, diciamo lo scheletro di questa lavorazione per fare questa tela di ragno. Adesso, una volta rinforzato il vertice di questo motivo a rho, noi ci troveremo a scendere. Ricordatevi che dovremmo sempre scendere su una rocaglia laterale. Ora qui faremo, così mi è venuto. Mettiamo uno Swarovski da 3 mm, vedete? Noi scendiamo con l'ago e risaliamo con l'ago. Lo faremo, questo inserimento ne facciamo uno soltanto. Era per far, diciamo, un pochino una lavorazione che non fosse troppo troppo precisa. Mi piaceva mettere, ecco, ne ho messo uno soltanto su questo giro, come se il ragno avesse catturato una preda. E poi invece ho messo questi altri bigono, poi vedremo un motivo sì o un motivo no. Intercalati. Quindi qui metteremo soltanto un bigono.
abbiamo terminato l'inserimento degli 8 raggi facendo 2 motivi a rav su ogni rocaille del motivo a peyote che abbiamo fatto nel, diciamo, secondo giro. Ora dobbiamo portarci, abbiamo rinforzato la punta, vedete, ci dobbiamo proprio portare con l'ago in questo punto, il filo deve uscire in basso e dobbiamo prendere 4 rocaglie 15-0, eccole qui, 4 rocaglie 15-0 e usciamo verso il basso e risaliamo sul motivo successivo invece nella rocaglia laterale verso l'alto, in questa maniera. Ecco qui. Poi ci portiamo sul vertice e facciamo, prendendo 3 rocaglie 11-0, un altro motivo a rav. Ecco, ne prendiamo 3, usciamo da questa parte e rientriamo nella stessa punta dalla parte opposta. Poi ricordatevi sempre di rinforzare questo nuovo motivo, perché sarà lo scheletro dell'orecchino, praticamente l'impalcatura di questo orecchino, e quindi deve essere piuttosto rigida. Ecco. Adesso abbiamo fatto questo ulteriore motivo, dobbiamo portarci sulla laterale, spero che si possa vedere bene, dobbiamo scendere ancora sulla laterale del motivo rav del secondo, il secondo motivo rav, per trovarci nella stessa posizione di dove abbiamo inserito le 4 rocaglie 15-0. E prendiamo altre 4 rocaglie 15-0 eccole qui, e quindi usciamo sempre in basso e risaliamo in alto nel motivo subito successivo, eccoci qui. Ora, per trovarci nella stessa posizione, dovremmo fare nuovamente, prendendo 3 rocaglie, ecco qui, dobbiamo riandare al centro, poi prendiamo 3 rocaglie, undici zero, e formiamo il nuovo motivo a rocaglie. Rinforziamolo nuovamente e poi scendiamo giù attraverso, quindi non mi stancherò mai di dirlo, di rinforzare, e poi andremo sulla rocaglia laterale, vedete, nella parte in giù. A questo punto prenderemo altre 4 rocaglie 15-0, eccole, e saliremo
sulla laterale del motivo subito successivo. Poi saliremo nuovamente sulla rocaglia di punta e faremo un altro motivo. E nuovamente rinforzeremo tutto il lavoro. Io direi che ci possiamo, tanto dovete fare sempre la stessa cosa fino alla fine del giro, quindi ci potremo vedere una volta che avrete inserito le quattro rocaglie, aggiunto un motivo a row, riscendere, reinserire quattro rocaglie e formare un nuovo motivo a row per tutti gli otto piccoli raggi che noi abbiamo. Allora ci vediamo appena completato questo tipo di lavorazione. Ecco, abbiamo appena inserito le ultime tre rocaglie per formare il terzo motivo a row. Quindi qui volevo farvi vedere bene. E ci troviamo nuovamente con l'ago nella parte bassa, nella rocaglia laterale dal basso, vedete? Ok, a questo punto noi dovremmo cominciare ad inserire il bicono, quindi metteremo sul lago due rocaglie 15-0, un bicono e due rocaglie 15-0 e nuovamente ci troveremo nella laterale salendo in alto del motivo che abbiamo subito dopo. Eccolo qui. Poi rientriamo nella rocaglia centrale e faremo nuovamente con tre rocaglie 11-0 il motivo a row. Eccolo qui. Poi risaliamo. Scendiamo e ci portiamo già nella rocaglia centrale del motivo sottostante. Eccolo qua. Poi scendiamo nella rocaglia laterale. E inseriamo adesso, abbiamo messo prima due rocaglie 15, un bicono e due rocaglie 15. Ora faremo invece un inserimento senza bicono, quindi metteremo 6 rocaglie 15-0, mentre nel giro precedente ne abbiamo messe 4. 3, 4, 5, 6. Eccole qua, sono 6 rocaglie e nuovamente dobbiamo salire, fatto da qui si riesce meglio, dobbiamo risalire sul motivo successivo, poi formiamo un'altra punta di rav che sarà necessaria, come ho già detto, per il
giro successivo. Poi risaliamo nuovamente. Poi scendiamo. E dobbiamo andare sulla stessa linea dell'inserimento che abbiamo fatto prima di 6 rocaglie 11 0, e in questo caso mettendo il bigono dovremmo inserire sul lago 2 rocaglie 15 0 un bigono piccolino, eccolo qui, 2 rocaglie 15 0 un bicono e 2 rocaglie 15 0 e a questo punto saliremo nella rocaglia laterale del giro successivo della punta successiva. E a questo punto formeremo il motivo a lav eccoci qui faremo la punta, la rinforziamo e poi ci porteremo dalla parte opposta per inserire ecco, scendiamo nuovamente in basso per portarci sulla stessa linea dell'inserimento appena fatto e inseriremo altre 6 rocaglie 15 0 eccole qui e nuovamente dovremmo risalire sul motivo di RAV successivo e da questa parte mi riesce un pochino più difficile, eccole. E poi si riformerà nuovamente un altro motivo RAV. In questo, diciamo, in questo giro noi dovremmo mettere 6 rocaglie 15 0 intercalate a 2 rocaglie un bicono e 2 rocaglie, poi si rimettono nuovamente 6 rocaglie 15 0. Ora, dopo aver fatto l'inserimento del nuovo giro di row, inseriremo nuovamente 2 rocaglie, un bicono, 2 rocaglie, quindi intercaleremo un motivo senza bicono con uno con il bicono. Io direi che ci possiamo vedere, intanto è sempre molto ripetitivo, di vederci finito questo giro. A dopo. Abbiamo terminato tutto quanto il giro, eccolo qui, e siamo pronti per fare un nuovo giro. Usciamo sempre dalla solita rocaille in basso. Noi qui faremo il motivo a row su questa linea quando iniziamo alla fine, quindi non abbiamo il motivo nuovo a row, ma semplicemente usciamo dalla rocaille che ci troviamo laterale dal basso. Poi, avendo qui le rocaglie senza bicono, inseriremo questa volta il bicono e questo sarà l'inserimento.
3 rocaglie 15-0, un bicono e 3 rocaglie 15-0. E ci porteremo nel motivo successivo dal basso verso l'alto. Ecco. Ed ora invece faremo il nuovo motivo a rho. Perduto. Eccole qui. Ecco, ho preso le tre rocaglie 11-0 e faremo il nuovo motivo a rho. Ora in questo giro io farò vedere soltanto due volte perché d'altronde è inutile, la lavorazione è sempre la stessa, quello che cambia è il numero di rocaglie 15-0 che noi andremo ad inserire. Quindi, come abbiamo visto nel motivo precedente, abbiamo inserito 3 rocaglie 15, un bicono, 3 rocaglie 15. Considerando che il bicono lo possiamo paragonare a 2 rocaglie, ora dovremmo inserire sul lago 8 rocaglie 15-0. Sfuggono. E 8. Eccole qua. Sono 8 rocaglie. 4 e 4, e nuovamente andremo a portarci nella laterale successiva. Ecco. Entriamo nel vertice e facciamo nuovamente il motivo a rho. Eccolo qui, con 3 rocaglie. Ecco, lo farò soltanto questa volta perché tutto sommato la lavorazione è sempre identica, cioè ora faremo con il bicono, poi faremo un giro senza e così via fino alla fine, perché mi faceva piacere farvi vedere come rinforzare tutto il lavoro. Ok, ci vediamo alla fine di questo ulteriore giro, che è poi l'ultimo di inserimento. Ecco qui, siamo alla fine dell'inserimento dell'ultimo motivo a rho. Rinforziamo ancora una volta. Poi dobbiamo sempre tenerlo un pochino dritto, in maniera tale che non si curvi e rimanga invece in posizione giusta. Dobbiamo rinforzare anche questa volta. E poi andremo a fare già da adesso il cappietto, per inserire poi la monachella o la clips o quello che volete. Io inserisco sul lago 4 rocaglie, le avevo spostate per avere meno problemi di inquadratura e di messa a fuoco. Ok, quindi prendo 4 rocaglie, sempre 11-0, poi entro nel primo motivo, nella prima rocaglia, ecco, prendo una rocaglia sempre 11 e mi inserisco tra le due rocaglie che ho appena inserito.
poi ne prendo un'altra e mi inserisco nella rocaglia successiva e tiro bene, poi ancora un'altra e mi inserisco nell'ultima rocaglia prima di quella centrale e viene questo piccolissimo motivo a rombo, vedete? Ok, dopodiché noi lì inseriremo la monachella, chiaramente cominciamo a scendere ed a rinforzare la lavorazione. Allora ci portiamo su questa rocaglia e poi entriamo su tutte quante le rocaglie, il bicono che noi ci troviamo davanti. Ecco. Poi ancora, ora questo per noi rimane il perno, sappiamo che siamo che abbiamo iniziato da a questo punto, quindi rinforziamo tutto il giro. Poi entriamo sulle rocaglie successive eccoci qui e tiriamo bene il filo, non tantissimo però diciamo abbastanza per poter poi proseguire con la lavorazione. Poi entriamo ancora nella punta del motivo a rav e andiamo sulle rocaglie successive. Per evitare che ci sia questa forma che perda forma, dobbiamo semplicemente poggiarlo per terra e quindi poi dovremmo semplicemente reinserirci nella rocaglia centrale, poi in quella laterale del motivo rav e andare nuovamente sulle rocaglie 15-0 dell'ultimo inserimento. Eccola qui. E cerchiamo di prenderle tutte quante. Ok, direi che va bene così. Allora, ricordiamoci sempre di poggiare e facciamo tutto il primo giro così, in questa maniera. Poi scendiamo di attraverso le rocaglie, quelle del motivo rav, e rinforziamo il secondo giro. Una volta rinforzato e sempre messo ben in posizione dritta, scendiamo ancora e facciamo il rinforzo del terzo giro. Dopodiché possiamo anche chiudere fare un nodino al filo e chiudere la lavorazione. Ecco, diciamo che vedete già nella parte che è stata rinforzata è un pochino più rigido. Ok, io direi che il tutorial può finire qui. Spero che vi piaccia questi orecchini che io sono fortemente tentata di chiamare tela di ragno, anche per ricordarlo mi sarebbe piaciuto chiamarle aracne, però poi non tutti conoscono la storia e va bene di aracne e quindi li chiameremo tela di ragno, che sarà anche più semplice ritrovarli se si ricerca il tutorial. Ok, il tutorial finisce qui. Mi piacerebbe vederne tante versioni, anche fatte, e mi è piaciuto molto che con il piuma di pavone vi siete sbizzarrite.
ed è in fondo quello che io vorrei, darvi un piccolo input e poi voi create una cosa nuova e diversa e personale. Ok, intanto vi ringrazio, soprattutto i nuovi iscritti che sono stati veramente tanti. Un bacio a tutti e al prossimo tutorial. Ciao ciao!